Se avete seguito gli ultimi snapshot saprete che è stata introdotta da poco la nuova foresta di ciliegi, ossia un bioma che da tanto tempo giungevamo a Minecraft tramite delle mod o comunque degli add-on non vanilla. Tuttavia dalla 1.20 avremo finalmente questo bioma prodotto completamente in Minecraft vanilla. Se avete letto il titolo del video avrete già capito dove voglio andare a parare. Infatti in questi giorni sto leggendo vari commenti riguardanti questo nuovo bioma, ossia il bioma dei fiori di ciliegio, questo qui appena introdotto. I commenti sono un po' divisi a metà, perché da una parte ci sono le persone che come me da anni aspettavano questo bioma, sono molto contenti del fatto che sia stato introdotto. Dall'altra parte c'è una categoria di persone che crede che questo bioma sia stato completamente copiato dalle mod. Adesso che io sappia, questa foresta dovrebbe essere nata da una mod, però vorrei evitare di dire inesattezze, quindi per il momento evitiamo. Tuttavia rimane il fatto che questo bioma è stato molto spesso ricreato tramite delle mod e utilizzato molte volte nei modpack. Oggi ce lo siamo ritrovati completamente a caso con un piccolo preannuncio in Minecraft 1.20. Secondo me, per continuare al meglio questo video, aprire Minecraft moddato e mostrarvi il bioma nella versione di Minecraft Forge. In questo momento non siamo più in Minecraft 1.20, ma ci troviamo in Minecraft 1.16.5, nello specifico nella mia serie di Minecraft modpack. Questa foresta di ciliegi è spawnata dalla mod Biomes of Plenty, se non sbaglio. Nonostante non sia completamente identica, possiamo vedere che ci sono alcuni tratti peculiari che mi sembrano veramente molto simili, a partire per esempio dalla texture del tronco. Ovviamente sarà presa di ispirazione dall'albero reale, non lo metto in dubbio, però mi sembra comunque molto simile. Sto anche la struttura delle foglie, in caso abbiamo due varianti di foglie, a caso ne abbiamo solamente una, leggermente più rose con dei dettagli verdi. Ovviamente anche i fiori sul pavimento sono stati reintrodotti in una maniera secondo me più carina nella 1.20 da questo punto di vista. Quello che penso è che l'effetto finale girando in questo bioma sia praticamente lo stesso. Dovete anche considerare che questo qui non è un bioma ufficiale sviluppato da Mojang, ma è appunto un bioma realizzato in una mod della 1.16.5. Ricordo anche che questa foresta esisteva per mod molto più vecchie. Io ricordo questa foresta fin dalla 1.7.10, passate un po' di versioni. Quanto riguarda la legna in questa mod, molto più rossa che rosa, soprattutto delle somiglianze per quanto riguarda i sapling, sembra molto simile all'alberello che abbiamo visto in Minecraft 1.20. Però per il resto ripeto, deve essere simile alla pianta di riferimento ovviamente. Dato che a questo punto sia arrivato il momento di rispondere alla domanda del titolo, la foresta che abbiamo visto in Minecraft 1.20, per intenderci questa foresta qui, è stata completamente copiata dalla mod della Biomes of Plenty o comunque da quelle mod che introducevano la foresta di ciliegi in Minecraft? Secondo me la risposta è ni. So, non credo che Mojang non si sia mai accorta che i suoi utenti fin dalla 1.7.10 introducevano questo bioma tramite delle mod. Non credo che come reference abbiano semplicemente cercato la foresta da zero. Avranno sicuramente dato un'occhiata alla mod, creato di conseguenza il bioma, con ovviamente delle differenze e delle migliorie. Ad esempio l'effetto particellare nella mod di prima non era presente. Avrebbe potuto essere introdotto tramite altre mod, però non era presente. A dirvi, si è fatto il modo che il legno sia più rosa che rosso in questo caso, anche perché abbiamo già avuto un legno rosso, anche perché abbiamo il legno di mangrovia che è rosso, quindi non avrebbe avuto senso. Quindi sicuramente si saranno accorti che da anni ingevamo questo bioma tramite delle mod, quindi di conseguenza l'avranno introdotta in Minecraft, che prendendo ispirazione, perché no? E a questo punto vi dico anche ben venga. Se Minecraft iniziasse a prendere spunto da tutte quelle mod, introducono argomenti nuovi e interessanti al gioco, sarebbe veramente un grosso aggiornamento del gioco in senso positivo. Ovviamente tramite le mod dei modpack vengono aggiunte tante robe varie. Ad esempio una mod che va ad introdurre le armi futuristiche non avrebbe secondo me tanto senso per il momento nel gioco. Invece una mod che introduce vari biomi, magari una foresta diversa come per esempio questa qui dei ciliegi, avrebbe senso. O può essere tranquillamente utilizzata come spunto per andare a realizzare la foresta finale, poiché l'effetto visivo sia molto simile a una foresta di Minecraft, quindi secondo me non c'erano tanti modi di realizzarla. Foresta di ciliegi non è altro che una foresta con dei fiori per terra e le foglie rosa. Credo ci sia tanto da realizzare da questo punto di vista. Quindi a questo punto ribadisco il mio concetto: ben venga che gli sviluppatori prendano spunto da mod molto famose e molto apprezzate dai giocatori, anche perché a differenza di come hanno detto molte persone, hanno fatto copia e incolla della mod. Tutti gli alberi sono realizzati in uno stile diverso, ci sono delle particelle diverse, le foglie hanno una texture molto simile ma con colori e dettagli diversi, aggiunto le particelle, anche i fiori sul terreno sono migliori rispetto alla controparte del modpack. Alla fine quel che otteniamo noi è sicuramente un prodotto migliore. A questo punto direi di tornare nel modpack per fare le conclusioni del video. Ovviamente qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate, dell'introduzione della foresta, soprattutto se pensate che sia stata completamente copiata, cosa che io non penso al 100%. Tuttavia credo comunque che abbiano preso spunto, anche perché prendere una mod con tantissime download dovrebbe dire praticamente introdurre qualcosa che piacerà al 100%. Date la vostra opinione nei commenti e che questo video possa concludersi. E nel caso Mojang voglia prendere spunto per l'archeologia, vi consiglio questa mod che introduce i draghi oltre a dei vasi.